ma la voce non si udì. Perciò Eli la ritenne ubriaca e le disse: «Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il vino che hai bevuto». Anna rispose: «No, mio signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua serva una donna iniqua, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia amarezza». Come potete notare, la menzione sistematica, continua, reiterata del vino esse è scambiata per un'ubriaca, proprio perché era facile che l'ebbrezza della gioia sconfinasse qualche volta, anche spesso, anche nell'ebbrezza vera e propria legata appunto alla festa del vino. E il sacerdote si stupisce perché vede questa donna che prega non parlando, non a voce squillante, proprio perché noi sappiamo che l'antico Oriente, ma sostanzialmente possiamo dire tutte le religioni, le grandi religioni, hanno sempre desiderato, hanno sempre suggerito la preghiera corale, la preghiera insieme a voce alta, anche la lettura dei testi, come sapete, soprattutto dei testi poetici, la lettura fatta sottovoce o semplicemente con gli occhi è una scoperta occidentale abbastanza recente. Tutta la poesia è sempre sorta per essere musicata, per essere musicale. La poesia e anche la grande narrazione è un fatto sostanzialmente sonoro, anche sonoro. È un fatto armonico in cui l'impasto cromatico dei suoni deve essere colto, conquistato e amato. Infatti voi capite che una poesia letta malamente e inesorabilmente perde metà della sua forza, della sua incidenza. Il testo biblico, che è un testo letterario, letto tante volte nelle nostre chiese in questa maniera così malandata anche, inesorabilmente viene in un certo senso ferito, viene in un certo senso umiliato. Ecco, anche quella lezione sulla preghiera pubblica è significativa. Noi che forse anche su alcuni valori dell'Occidente, pensiamo all'individualità dell'Occidente, siamo abituati a tutelare la sfera intima della religione quasi come...